Bene, vediamo oggi la correzione della verifica di matematica sulle formule goniometriche. Cominciamo col primo esercizio, fatemelo copiare, andiamo a verificare l'identità. Lo svolgiamo qua sotto. Allora, qui si trattava di applicare due volte la formula per la seno della somma e coseno della somma di angoli. Nella prima parte, il seno della somma di due angoli è dato dal prodotto seno del primo per coseno del secondo più l'inverso, quindi viene seno di pi greco quarti per il coseno di alfa più il seno di alfa per il coseno di pi greco quarti. Poi abbiamo più la somma di 3 quarti pi greco e alfa. Qui il coseno della somma è il prodotto dei coseni meno il prodotto dei seni. Quindi abbiamo più il coseno di 3 quarti pi greco per il coseno di alfa meno il seno di 3 quarti pi greco per il seno di alfa. Allora, il seno di pi greco quarti è un angolo notevole, vale radice di 2 mezzi. Lo stesso vale per il coseno. Il coseno di 3 quarti pi greco, angoli associati, è il coseno di pi greco meno pi greco quarti, che vale meno il coseno di pi greco quarti, quindi meno radice di 2 mezzi. Invece il seno di 3 quarti pi greco, cioè il seno di pi greco meno pi greco quarti, vale quanto il seno di pi greco quarti, cioè radice di 2 mezzi. Di conseguenza possiamo dire che l'espressione vale radice di 2 mezzi per il coseno di alfa più radice di 2 mezzi per il seno di alfa, poi abbiamo il coseno di 3 quarti pi greco che vale meno radice di 2 mezzi, quindi meno radice di 2 mezzi coseno alfa e poi ancora meno radice di 2 mezzi seno alfa. E queste espressioni si ridono tutte, la prima va via con la terza e la seconda va via con la quarta. Quindi è verificato che questa espressione ha valore 0, perché si semplifica tutto. Ok? Ci sono domande? Bene, passiamo al secondo esercizio chiedeva: calcola il seno dell'angolo 2 alfa, sapendo che coseno alfa è un terzo e alfa è nel quarto quadrante. Questo è il secondo esercizio. D'accordo? Allora, il seno dell'angolo 2 alfa, dalle formule di duplicazione abbiamo visto che vale due volte seno alfa, coseno alfa. Il coseno ce l'abbiamo, è un terzo, il seno ci manca, dobbiamo trovarlo. Il fatto che l'angolo è nel quarto quadrante implica che, quindi fatemi scrivere qua sotto, 3 mezzi pi greco minore di alfa minore di 2 pi greco. Significa che il coseno è positivo, il seno è negativo. Ricordo che nei quattro quadranti il seno e il coseno si comportano come le coordinate: nel primo sono entrambe positive, nel secondo negativa positiva, nel terzo tutte e due negative e nel quarto la prima è positiva, la seconda è negativa. Il seno si comporta
come la y, quindi qui è negativa. Ok? Di conseguenza, avendo il coseno dell'angolo, per trovare il seno, uso la formula dell'identità fondamentale, quindi radice quadrata di 1 meno il quadrato del coseno di alfa, ma davanti c'è il segno meno, proprio per questa ragione. Ok? Quindi non è indifferente usare il più e il meno. Quindi qui viene meno radice quadrata di 1 meno, non mi ricordo quanto, un terzo alla seconda, quindi un nono. Quindi viene meno radice di 9 meno 1, 8 noni, per cui viene meno 2 radice di 2 terzi. Quindi, morale della favola, il seno di 2 volte alfa vale 2 per sen alfa, fatemelo riscrivere, per cosen alfa, quindi abbiamo 2 per meno 2 radice di 2 terzi, per ancora un terzo, che è il coseno, da cui abbiamo meno 2 per 2 che fa 4, per radice di 2 noni. Ok, domande? Vediamo di passare al successivo che era il 3, se non mi ricordo male, sì. Ecco qui, bisogna calcolare. Sotto, ridisco un po'. Certo, qui va bene? Sì, grazie. Il terzo era sicuramente il più semplice di tutti, per quale ragione? Beh, perché abbiamo il coseno al quadrato sommato al seno al quadrato dello stesso angolo. E quindi era sufficiente ricordare che, anzi, cominciamo in ordine. Il coseno a seconda di qualsiasi angolo, quindi non voglio chiamarlo alfa perché alfa è questo, e non parliamo solo di quella parte lì, ma di tutto. Più il seno al quadrato di beta vale 1. In questo caso il nostro beta vale pi greco terzi meno alfa, quindi questa espressione vale 1. Se viceversa non mi accorgo di questo, allora devo fare il quadrato del coseno della differenza e nel coseno della differenza ho due termini. E se ne faccio il quadrato, ho tre termini, il quadrato del primo, del secondo e il doppio prodotto. Non posso dimenticarmi del doppio prodotto. Idem per il seno. Se elevo al quadrato un binomio, ottengo un trinomio. Attenzione. Domande? Passiamo al 4, che era questo qui. Copiamo. Ingrandisco un po'. Calcola la tangente dell'angolo alfa mezzi, sapendo che l'angolo alfa si trova nel terzo quadrante, quindi alfa è nel terzo quadrante, quindi ricordatevi il segno di prima, dove era? Dove l'ho scritto? Eccolo qua, nel terzo quadrante sia seno che coseno sono negativi, quindi questo significa che
il seno di alfa minore di 0, il coseno di alfa minore di 0, e via dicendo. Okay? E sapendo che il coseno alfa è meno un ottavo. E vogliamo la tangente di alfa mezzi. Ok? Qui possiamo utilizzare diverse strade. Secondo me una delle più semplici è questa. La tangente di alfa mezzi vale il rapporto tra il seno di alfa fratto 1 più coseno alfa. Fatemi controllare. E quindi devo trovarmi qui il coseno di alfa, ce l'ho già, basta che trovo il seno. Dato che il coseno ce l'ho già, ripeto, il seno lo trovo sempre utilizzando seno alfa vale la radice quadrata di 1 meno il coseno quadrato di alfa, ma col segno meno davanti, perché sono nel terzo quadrante. Ok? Quindi questo vale meno radice di 1 meno, qui abbiamo un ottavo, alla seconda. Questo quadrato cancella questo segno, ma non questo. Questo meno è fuori del quadrato, questo rimane. Quindi questa espressione mi dà meno radice quadrata di 1 meno un 64esimo. Per cui meno radice quadrata di 64 meno 1, 63, mi viro 64, okay. E quindi viene in termini, 64 posso portarlo fuori dalla radice, rimane 8, e sotto radice ho 3 volte radice di 7. Per 7, 9 porto fuori diventa 3, e questo è quanto ottengo per il seno dell'angolo, da cui la tangente di alfa mezzi vale il seno dei, fatemi riscrivere, seno alfa fratto 1 più coseno alfa, quindi meno 3 radice di 7 ottavi al numeratore sotto 1 più il coseno di alfa che è meno un ottavo. Il segno va rispettato, quindi viene meno 3 di 7 ottavi, 1 meno un ottavo, quindi sopra rimane identico, e sotto viene 8 meno 1 ottavi, cioè 7 ottavi, quindi meno 3 radice di 7 ottavi, per l'inverso su 7 i 2 8 vanno via, e quindi viene automaticamente razionalizzato, per fortuna nostra, viene meno 3 volte radice di 7, 7. Questa è la tangente di alfa mezzi. Domande? Qualunque altra strada andava bene, si poteva usare anziché questa relazione, quella con sopra 1 meno coseno alfa su seno alfa, oppure la radice quadrata di 1 meno coseno alfa fratto 1 meno 1 più coseno alfa è uguale, solo che usando l'espressione con le radici, poi probabilmente dopo dovremmo avere o un radicale doppio o razionalizzare, che non era pratico. Domande? Ma per il segno, Sì? se si faceva con 1 meno coseno alfa o 1 più coseno alfa, è deciso dopo un segno. Il segno va deciso a seconda del quadrante.
Certo, perché qui senza la radice il segno è già di questa espressione. Se invece uso l'espressione con la radice, più o meno, ripeto, radice di 1 meno cosenalfa, tu sei fatto 1 meno senalfa, d'accordo? Allora, se alfa è nel quarto quadrante, dove era? Aspetta, dove l'ho scritto? Vedo sempre la tabella, eccola qua. Se alfa è nel quarto quadrante, d'accordo, alfa mezzi ragionevolmente è nel secondo e la tangente nel secondo è negativa. Ok? Nel terzo, ok. Nel terzo significa che sta tra pi greco e 3 mezzi pi greco. La metà sta tra pi greco mezzi e pi greco. Stava nel secondo, comunque veniva negativo. Ok, abbiamo fatto il quarto, mi pare. Passiamo al quinto. Vediamo dove. Eccolo qui. Lo copio. Anche qui si tratta di verificare un'identità. Questo è il 5. Verifica questa identità. Che significa verifica identità? Significa sviluppa quello che c'è a sinistra scrivendolo nel modo in cui c'è a destra, cioè scrivendo questa espressione in termini di senalfa e cosenalfa. Quindi qui cosa possiamo fare? Beh, possiamo applicare le formule di duplicazione ai primi due termini. Al posto di cosen 2 alfa posso scrivere cosen quadro alfa meno sen quadro alfa. Poi abbiamo più il seno di 2 alfa 2 volte sen alfa cosen alfa e poi ancora più 2 sen quadro alfa. Questi due termini sono simili tra loro, il terzo, il secondo e il quarto. Ok, quindi sommati danno più sen alfa sen quadro alfa, quindi ho cosen quadro alfa. Questo insieme fanno più sen quadro alfa, per me rimane più 2 volte sen alfa cosen alfa. Questi due insieme fanno 1 e quindi mi rimane 1 più 2 volte sen alfa cosen alfa, che è proprio quello che dovevamo determinare. L'identità è verificata. Ok? Non è l'unica possibilità per farlo, però secondo me è quella più semplice. Poteva anche se in realtà non è del tutto appropriato, fare il cammino inverso. Si nota che questo è sen 2 alfa e uno posso scriverlo come cosen quadro alfa più sen quadro alfa e poi utilizzare il 2 sin quadro alfa per ottenere l'espressione a sinistra, però insomma è improprio. Se non ci sono domande passiamo all'esercizio numero 6. Vediamo di copiarlo, eccolo qui. Anche questo di verificare un'altra identità. Questo è abbastanza semplice. Verifica la seguente identità. Beh, qui abbiamo cosen 2 alfa più sen alfa tangente di alfa. Non qui conviene al posto di tangente di alfa scrivere sen alfa fratto cosen alfa. Al posto di 2 sen 2 alfa scrivere 2 sen alfa cosen alfa. I due coseni, questo e questo, si semplificano. Ok. Dopodiché, qui possiamo agire in diversi modi.
possiamo anche usare la prima espressione volendo. Quindi abbiamo il coseno di 2 alfa che diventa coseno quadro alfa meno sen quadro alfa. Poi abbiamo più 2 sen alfa coseno alfa per sen alfa fratto coseno alfa. I due coseni, ripeto, si semplificano e ci rimane coseno quadro alfa meno seno quadro alfa più due volte seno per seno fa seno quadro. Questi due insieme danno più seno quadro alfa e quindi abbiamo coseno quadro alfa più seno quadro alfa che fa 1. Quindi l'identità è verificata. Ok? Ci sono domande? Bene. Eravamo al 6, adesso vediamo il 7. Eccolo qui. Qui c'era anche la figura, se non era necessaria, insomma. Questo è il 7. Dice, osserva la figura, calcola il valore di coseno alfa e seno alfa sapendo che coseno 2 alfa è meno 3 quarti. Ok, qui 2 alfa vedete che è un angolo, cioè 2 alfa, è un angolo più grande dell'angolo retto ma più piccolo dell'angolo piatto, cioè tra pi greco mezzo e pi greco. La sua metà quindi è un angolo acuto, è inferiore di pi greco mezzo, quindi alfa è nel primo quadrante. E dato che, ripeto, questo era l'importanza della figura, era questo 2 alfa sta tra pi greco mezzi e pi greco, quindi alfa mezzi, quindi alfa, l'angolo alfa, è minore di pi greco mezzi, basta dividere per 2 tutto quanto, quindi nel primo quadrante. Quindi i seni e il coseno erano positivi, d'accordo? Ora, qui si potrebbe fare in tanti modi, in tanti modi. Secondo me la cosa importante era, la cosa più semplice, ecco, era notare che se ho il coseno di un angolo che è 2 alfa e mi interessa il coseno e il seno dell'angolo alfa, alfa è la metà di 2 alfa. Quindi se, ripeto, chiamiamo beta 2 alfa, allora alfa è beta mezzo. E quindi il seno di beta mezzi vale, siamo nel primo quadrante, quindi ho il segno più radice quadrata di 1 meno il coseno di beta fratto 2 e il coseno di beta mezzi è sempre più 1 più il coseno di beta fratto 2 usando le formule di bisezione. Ok? Ovvero, o se preferite, il seno di alfa è uguale a più la radice quadrata di 1 meno il coseno di 2 alfa diviso 2 e il coseno di alfa è più la radice di 1 più il coseno di 2 alfa fratto 2 è uguale. Di conseguenza bastava sostituire, quindi ho il seno di alfa che vale la radice quadrata di 1 meno, qui il coseno, ripeto, era meno 3 quarti, quindi qui ho due volte meno. Coseno meno 3 quarti, quindi qui ho un più. Quindi 1 più 3 quarti fratto 2. Perché meno e meno fa più, radice di
Viene 4, 4 più 3 fa 7, quindi viene radice di 7 ottavi, ovvero sia radice di 7 fratto 2, radice di 2. Razionalizziamo, viene radice di 7 per radice di 2 fratto 2 per 2, quindi radice di 14 quarti. Per il coseno, radice di 1 più, questa volta meno 3 quarti, diviso 2, questa volta il meno rimane, 4 meno 3 fa 1, quindi qui viene radice di 1 quarto ancora diviso 2, quindi radice di 1 ottavo, se 1 fratto radice di 2 volte radice di 2, quindi radice di 2 quarti. Razionalizziamo. Sono domande? Ne era ancora uno, se non mi ricordo male. Numero 8. Recuperarlo velocemente. Eccolo qua. Anche questo si trattava di verificare un'identità. Verificare l'identità in realtà è una versione più semplice della semplifica l'espressione, perché è come dire semplifica questa espressione e sappi che deve venire questo risultato. Qui qual era il trucco? Beh, non abbiamo visto le formule di quadruplicazione dell'angolo, però 4 alfa. Posso pensarla come due volte 2 alfa, quindi è sufficiente applicare due volte le formule di duplicazione. Quindi il seno di 4 alfa vale il seno di 2 volte 2 alfa. Immaginate che questo sia beta, ecco, questo vale il seno di 2 volte beta. Ma questo l'abbiamo già visto quanto vale, 2 volte il seno di beta per il coseno di beta, ma beta vale 2 alfa, quindi 2 seno 2 alfa per il coseno di 2 alfa di nuovo, quindi abbiamo al posto di 2, 2 per, da questo viene 2 volte sen alfa coseno alfa, e da questo viene coseno quadro di alfa meno seno quadro di alfa. E quindi 2 per 2 fa 4. Questo posso portarlo dentro la parentesi e viene sen alfa per il coseno di alfa per coseno quadro alfa fa coseno alla terza di alfa meno sen alfa per sen quadro alfa fa seno alla terza di alfa per il coseno di alfa, che era quello che dovevamo ottenere. Se osservate, se non ci sono domande, mi fermo qui.